te sei già in registrazione e noi siamo altrettanto pronti. Eccoci qua, giunti purtroppo al termine perché come ogni selezione del concorso Miss Montecatini ci stavamo divertendo un sacco. Tantissimi colpi di scena anche questa sera, passerelle improvvise, piccole grandi modelle che si sono improvvisate per qualche secondo in passerella, però parliamo di piccole grandi modelle. Qui ce ne abbiamo una vera e grande, ovvero la vincitrice di questa sera con la fascia numero 1, Giada Perone, giusto? Sono io. Sei tu, bene, quindi per quanto riguarda l'anagrafica sappiamo che lei niente truccato, come diciamo, Miss Montecatini sempre in diretta, non c'è niente di registrato, è tutto in tempo reale. Allora, fiori e fascia, meglio di così non poteva andare, ma te l'aspettavi? Domanda classicissima e scontata, però te l'aspettavi? Stavo Sicuramente la dicendo, domanda scontata. è una domanda scontata, ma a trabocchetto, vedi? Ecco, no, non me l'aspettavo, non pensavo ad arrivare ultima, però neanche prima. Benissimo, quindi dicevi, ma arriverò una mezzettona, mezza via, magari quarta, quinta fascia, sesta, settima, invece numero uno. Quindi sei in semifinale, sei contenta, immagino. Sì, sono contenta molto. Senti, ma da stasera inizierai a scrivere anche tu sulla tua bacheca, magari, sono la prima, ho preso la fascia, oppure come già tante nostre misse che sono in semifinale hanno scritto, mi raccomando, perché magari si sa, c'è sempre qualche piccolo o piccola invidiosa, no? Ha scritto, io sono la ragazza che ero 1 o 2 ore fa prima di prendere la fascia. Sì, assolutamente, non cambia niente e di sicuro non lo scriverò sulla mia bacheca e non cambierà assolutamente niente. Anche perché penso che tu abbia da scrivere ben poco, perché al di là della fascia, comunque sei molto carina, quindi parla da solo, diciamo, un po' il giudizio che ti è stato dato, quindi credo che nessuno sarà in disaccordo. Senti, ma facciamoci un po' d'affari tuoi adesso. Aiuto, dice. Che cosa fai per quest'estate 2012? Hai già programmato, già fissato i viaggi oppure ancora tutto da fare? Sì, qualcosina è già in programma. Vado a Gallipoli con le amiche perché ieri mattina ho dato l'orale, quindi vacanza di maturità e poi agosto si vedrà qualche weekend, vado via. Benissimo, hai capito però, anche voi pubblico, qua andiamo a Gallipoli per festeggiare la maturità. Io mi ricordo la mia maturità, siamo andati a Viareggio, già eravamo contenti un paio di giorni, qui invece partiamo per quanti giorni, Giada? Una settimana. Una settimana, vabbè, però i tempi cambiano, vanno avanti e quindi è giusto che ci innoviamo anche nei viaggi. La macchina l'abbiamo già presa? Sì, macchina e patente ci sono e niente. Quindi, allora, la macchina c'è, no, il modello non lo voglio sapere, va bene, poi... Ah, ci dicono dalla regia che la macchina è senza aria condizionata. E mi raccomando, ricordatevi di questo appunto che vi ho fatto perché lo rincontrerete più avanti. Quindi ricordatevi, senza aria condizionata, un nostro anello mancante di questa nostra intervista. Quindi la macchina ce l'abbiamo, le vacanze sono fissate, la fascia di prima questa sera l'hai presa, quindi ci vediamo in semifinale, Giada. Sì, direi di sì. Ci vediamo in semifinale. In bocca al lupo a tutti. Sicuramente, come hai detto prima, non sono una che è invidiosa o che si vanta della fascia numero uno, non cambia assolutamente niente, sono sempre io top. Bene, sono sicuro che una delle cose di cui tu puoi vantarti e anche tutte le ragazze che c'erano questa sera è il vostro sorriso e la vostra unione fra tutte le ragazze. Questo sicuramente vi fa molto molto onore. Grazie Giada e grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questa sera e mi avete sopportato per queste 2 ore e anche più adesso con lo speciale diretto da Vito Perillo. Noi andiamo a mangiare perché abbiamo un certo languorino. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao da Daniel Buralli!